Ragazzi, oggi parleremo del Riftstalker, quindi si tratta di un felino pipistrello di livello minaccia 9 ed è debole all'elemento radiante. Lui creerà dei portali. Questi portali sono praticamente dei cannoni dove lui butta fuori delle pallottole, chiamiamole così, molto potenti, quindi dovete stare o a fianco dei portali o addirittura dietro, in modo da evitare questi colpi. Un'altra mossa che fa il Behemoth è quella di accucciarsi, e a quel punto lì darà una scarica molto potente, quindi dovete allontanarvi il più possibile quando vedete che fa quell'animazione. Ecco i portali che lui evoca. E quindi immediatamente appena le vedete spostatevi a fianco, in modo che quando spareranno non sarete presi di mira. Vedete che spara delle palle viola. Attenzione anche a non starli troppo dietro perché vi potrebbe colpire con un fortissimo colpo di coda. Creerà poi anche dei portali dove lui fuoriesce, quindi cercate appena vedete che crea il portale di stare il più lontano possibile. Altra mossa è quella che vi trasporterà nella sua tana, quindi cercate di dividervi in due da una parte, nelle pareti laterali, due da una parte e due dall'altra, in modo da non essere colpiti dalle sfere. Utilizzate armi radianti per infliggere più danno e usate almeno uno del gruppo un martello o un'ascia per stordirlo. Usate anche celle per fare più danno al Behemoth. Quando vi trascinerà nella sua tana, ricordate di guardare anche poi i portali. Dove ci sarà la luce viola, lui uscirà da lì. Grazie per aver visto questo video, condividetelo, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.